Ah, t'ho detto che ce la faremo anche questa volta. Un rimedio lo troviamo. Basta essere ottimisti. Ragioniamo, ragioniamo. Allora, ecco. Hanno giocato con un uomo in più. 12 contro 11. E noi lì per lì non ce ne siamo accorti. No? La troviamo la soluzione. Ottimismo, ottimismo. Comunque. Ecco, ci sono. Hanno fatto una sostituzione in più del consentito. Sì, me lo ricordo. Ah no, 5 ne hanno fatte. A poco, sembra pessimista sei. Allora, eccola, poi dici che non sono un genio. Anche questa volta hanno violato le regole sul numero degli under da mandare in campo, sì, perché uno di loro ha fatto il compleanno 21 anni durante la partita, era il 13° minuto del primo tempo, e quindi tanti auguri a te, la vittoria a me. Ah, non ha fatto il compleanno. E allora niente regalo. Lo vedi? Te l'ho detto. Non ce la possiamo fare. Non la possiamo vincere a tavolino. Tu invece sempre ottimista sei. La verità è che anche questa volta abbiamo fatto una prestazione incolore. Vergogna. Vergogna per questo allenatore. Vergogna che poi dico, ma chi è che l'ha scelto? Chi lo ha preso? Chi è stato quel genio che lo ha ingaggiato? Ah, io. Lo vedi essere troppo ottimisti? Ma io lo caccio! Ah, comunque gli devo pagare lo stipendio fino alla fine. Vabbè. E che problema c'è? Alla fine del contratto lo caccio! Lo vedi? C'è sempre una soluzione, basta essere ottimisti!